per un nuovissimo video! A grandissima richiesta il video haul dell'estate, insomma, che dovrebbe comprendere i saldi. Ecco, tasto dolente, di saldo c'è molto poco in quello che vi sto per mostrare, perché quest'anno, non lo so perché, entravo nei negozi, davo un'occhiata ai saldi e istintivamente me ne andavo nella zona nuova collezione, quindi diciamo che di saldo e di occasioni speciali ne ho trovate molto poche, ecco. Ma visto che l'avete chiesto in tanti, anche se non ci sono tantissimi saldi, voglio farvi vedere le nuove cosine che ho comprato. In particolare una che, come ho anticipato su Instagram, è il regalo di compleanno che mi sono fatta da sola, quindi autoregalo, e sono completamente innamorata, non vedo l'ora di farvelo vedere. Vi dico solo che è ancora dentro la scatola, non è stato proprio aperto proprio per farlo live davanti a voi, quindi sono emozionatissima, come se fosse proprio il momento dell'acquisto. E partirei subito iniziando dai vestiti, passando alle scarpe e infine, come al solito, vi lascio la chicca finale. Allora, io partirei con il denim. Il denim è molto trendy da qualche annetto e cercavo da tantissimo tempo una minigonna, no, diciamo che è una gonna di jeans, bella aderentina, vita alta, e non riuscivo a trovarla perché non c'era mai la mia taglia, quindi l'ho trovata da Other Stories e l'ho comprata, giustamente. Ma non c'è solo questo di denim, perché c'è anche questo fantastico e sobrissimo vestito salopette, come lo volevo chiamare? No, salopette no, vestito abbottonato, ecco, molto trendy, molto Jennifer Lopez nel 2000 e molto Marina nel 2018, perché è mio. Passiamo ai vestiti che io definirei coi fiocchi, perché in questo caso abbiamo appunto questo mini vestitino, mini dress rosa Sailor Moon, che praticamente funziona così. Indossato chiaramente fa l'altro effetto, comunque si fa un fiocco qua davanti sul décolleté e sei subito pronta per un manga giapponese. Questo invece è simile, più lungo, più vacanze a Capri. Me lo immagino vicino al chiosco di Capri dove fanno le limonate. Passiamo ai pantaloni. Allora, d'estate si usano poco, io però li amo, in particolare questa versione qui, bella fresca, con un bel tacco e un bel toppino, insomma, favolosi. Li ho presi da Oysho, che è il mio nuovo negozio preferito, e li metterò quando andrò a Bali. Compro le cose pensando, insomma, in quale paese li metterò. No, scherzo, li metterò comunque, però diciamo che sono molto mood, molto esotico, molto Aladdin. E poi ho preso anche questi, che sono un pochino più pesantini, perfetti per esempio per una passeggiata ad Erice. Chi non è stato ad Erice, innanzitutto ci deve andare, è in provincia di Trapani, è un paesino che c'è tipo un po' in alto, in montagna qua, cioè non in montagna, però comunque ad alta quota, e quindi anche l'estate fa freschino. Perfetto per farsi una passeggiata lì, con un bel toppino nero, così fai oro nero più o meno, è più giallo senape, però viaggiamo con la fantasia. E soprattutto è un pantalone che mette molto bene in risalto le forme, quindi copre ma in realtà sottolinea. Sempre da Oysho, che come vi ho detto è il mio nuovo negozio preferito, ho comprato questa sobrissima vestaglia rosa per notti magiche. Prossimamente la indosserò. Ho comprato anche le ciabatte, non le ho prese. Aspettate. Le volete vedere? Ta-da! Quanto sono puffose, quanto sono rosa. Sono rosa. Quanto sono abbinate alla vestaglia per notti magiche, per una vera diva hollywoodiana in decadenza. Ecco, da dove mi escono queste cose? Dentro è pelosino, quindi le ho segregate nell'armadio, perché se le metto su adesso ad agosto col caldo che fa, ecco, mi sudano i piedi. Quindi queste le metterò in inverno con i calzettoni, quindi le abbinerò ai calzettoni, quindi tutto l'effetto chic, sexy, diva in decadenza va, insomma, a scemare. Passiamo alle scarpe. Le scarpe sono le uniche cose che ho acquistato con i saldi, e queste le ho già usate, quindi farò la finta di aprirlo, in realtà sono già state utilizzate, ma la scatola è questa, sono di Steve Madden,
e sono piene di sabbia perché le utilizzate per andare chiaramente in un ristorante in spiaggia a Ibiza, quindi ho provato a togliere ma è rimasta un po' di sabbia. Belli, belli, se avessi saputo che c'era la sabbia, insomma, mi sarei messa all'infradito. Ma passiamo, un'altra scarpa di Steve Madden, questa l'ho messa una volta ma non si è rovinata, quindi non ero in spiaggia. Un sobrissimo sandalo oro che ho comprato in abbinamento a quello nero, perché chiaramente non puoi comprare una scarpa oro o una scarpa nera, ne devi comprare due per fare l'hashtag oro nero, se no non andava bene. Ultimo paio di scarpe di Jessica Simpson. Voi millennials non saprete assolutamente di chi sto parlando, ma chi è nato negli anni 90 come me sa che Jessica Simpson era una cantante. Fa delle scarpe, adesso abbiamo scoperto che ha una linea, e sono molto sobrie. Una fantastica zeppa sobria con delle perle incastonate, e penso che siano perfette per andare in spiaggia e farsi notare. Ok, siamo arrivati al punto cruciale del video. Come avete visto, sono andata bella spedita perché dovevo arrivare in fretta a questo momento molto emotional. Questa cosa che vi sto per far vedere la volevo da un po' di tempo e non c'è stata nessuna cinese che me la voleva rubare, come l'anno scorso, vi ricordate, per la borsa di Prada, perché non era in saldo, quindi nessuno mi correva dietro. Allora è andata più o meno così. Avete presente quando hai un diavoletto che ti parla di qua e l'angioletto che ti parla di là? Ecco, io entravo nel negozio, sono andata più volte, tra l'altro conosco anche una delle commesse, quindi sai, si va lì, due chiacchiere, bla bla bla, fammela vedere, fammela accarezzare, sì, è proprio bella, la provi allo specchio, mandi le foto a tutta la famiglia, chiaramente a salvo, bella, 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 e c'hai il diavoletto che dice comprala, 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 dai, comprala, comprala, e c'hai l'angioletto che ti dice, Marina, aspetta, cioè non è in saldo, quindi puoi aspettare e la prendi più avanti, non devi per forza prenderla adesso, pensaci bene, magari te la compri per il compleanno. Quindi, visto che io sono una brava ragazza, ho ascoltato l'angioletto e me la sono comprata per il compleanno, l'ha detto lui. Qualche giorno fa io e Salvo siamo andati a fare un giretto e non avevo assolutamente intenzione di comprarla, cioè proprio non ci stavo pensando. Però diciamo che qualcosa mi ha trasportato davanti a questo negozio. L'istinto, l'anima, lo spirito, non lo so, comunque ero lì davanti e ho detto a Salvo, è arrivato il momento che anche tu la conosca questa cosa, cioè la accarezzi anche tu un po', la guardi e mi dici cosa ne pensi. Sono bastati 3 secondi perché io mi sono provata questa cosa allo specchio, l'ho guardata, ho guardato Salvo, ho guardato il commesso e ho detto ok, la compro. Ladies and gentlemen, signori e signore, mariners e mariners, è arrivato il momento di farvi vedere il mio regalo di compleanno. Come vedete è intatto, la busta non è stata aperta, c'è proprio il sigillo qua, quindi ho aspettato di indossarla e per farvela vedere live, per aprirla insieme a voi. Siete pronti? Vado? No, è troppo bella così, non ce la faccio. Ragazzi, non ve la farò vedere in questo video, ve la farò vedere nel prossimo video, quindi mi raccomando, seguite. Scherzo, ci siete cascati, eh? No dai, non sono così cattiva, tutto il video con l'ansia di vedere questa cosa, ve la faccio vedere. Siete pronti? Innanzitutto già percepisco un oro nero e quindi già ci siamo. Questo è il mio regalo di compleanno, l'amo, e è morbidissima, è bellissima, è oro nero,
e attualmente è la borsa che desideravo, è troppo bella, non ci sono parole. Fatemi sapere se piace anche a voi e io me l'abbraccio un po'. Sono abbastanza in ansia perché sono una ragazza abbastanza sbadata, quindi ho paura di rovinarla, graffiarla, rigarla e giuro che farò attenzione questa volta perché è veramente un gioiellino. Sono molto proud di essermi fatto questo regalo. Finalmente ve l'ho fatta vedere, quindi il video finisce qui, spero tantissimo insomma che vi sia piaciuta la borsa, che vi siano piaciute tutte le altre cose che ho comprato, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e io vi mando un bacione, grazie per aver visto il video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram per vedere insomma tutti i vestiti e gli acquisti che vi ho mostrato indossati chiaramente. Ciao ragazzi, un bacione e io continuo la serata con la mia bambina.